Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video faremo a pezzi questi due stereo, ma non a pezzi nel senso di distruzione, ma lo stesso destino che ha avuto quel PC che avete visto nel video precedente. Questo sarà affidato a lui e questo sarà affidato a me. Non tanto perché questo è più piccolo, io con una mano distrutta ci lavoro meglio, ma perché questo è difficile da smontare e lui è esperto nel distruggere le viti spanate o cose del genere. Quindi cominciamo con lo smontamento e vediamo come va a finire. Vabbè, voglio poi sottolineare. Ci sei? Sì. Questa parte la tagli. Sì, sì. Voglio sottolineare che tutte queste cose che noi distruggiamo non funzionano. Hanno dei problemi. Ad esempio, questo ha dei problemi di scheda madre, da tal punto che si è rotto il comando del volume e tante altre cose. Questo non funzionano le cassette, ad esempio, è un altoparlante di qua. Quindi, con calma lo smonteremo e vediamo cosa si può riciclare. Direi che stiamo facendo progressi. Quindi, con calma li disassembliamo del tutto. Ok, abbiamo finito. Come vedete, qui ci sono tutti i blocchi, diciamo, esterni degli stereo che abbiamo appena smontato. Questo è ciò che abbiamo trovato, meglio, questo è ciò che ho recuperato io: le casse, il trasformatore e alcuni dei motori, più questi anelli di questo metallo che non ho ancora capito cosa sia. Eccolo qua, non l'ho mai capito, li ho sempre visti perché è un metallo che è magnetico, è attratto dalle calamite, ma si disintegra se viene, è quasi la consistenza della ceramica, quindi non so dire che metallo sia. Qua dietro invece mio fratello ha recuperato un bel po' di roba, come possiamo vedere. Poi anche lui il trasformatore, senza cavi ovviamente. E queste cose, il gruppo delle cassette e un sacco di altra roba. Adesso, siccome ci sono rimasti solo questi affari, mio fratello vuole divertirsi a distruggerli. Quindi io vi metterò un video in slow motion dove potrete vedere tutto. Vai! E dopo questa distruzione vi salutiamo.